Buonasera, buonasera. Anzi, meglio dire baciamo le mani a tutti, perché io sono siciliano, essendo siciliano dico, diciamo noi altri baciamo le mani, oppure diciamo a sa benedica, quindi a sa benedica a tutti, specialmente a tutti gli emigrati che sono sparsi in tutto il mondo. Tutti gli emigrati siciliani, perché sono dei grandi lavoratori che hanno invaso il mondo con il lavoro. E quindi io invece mi chiamo Vincenzo Pinto, sono un ragazzo nonno. E naturalmente io penso di essere il più vecchio DJ, in quanto ho esattamente 84 anni, compiuti il 31 di maggio di quest'anno, quindi il 31 di maggio ho compiuto esattamente 84 anni. E ci sono il più vecchio DJ, perché il più vecchio DJ? Perché sono nel 1976 che ho iniziato a trasmettere con la radio, quindi la radio è chiamata Teleradio Sicilia. Perché naturalmente non da Roma, non dalla Sicilia, ma da Roma. Quindi io mi sono messo a trasmettere da Roma chiamando la radio Teleradio Sicilia. E infatti le persone che telefonavano dicevano: ma la radio trasmette dalla Sicilia? No, la radio trasmette da Roma, dalla capitale trasmette. Quindi questa è una cosa simpaticissima. E dopo, naturalmente, passando degli anni con un programma di musica folcloristica siciliana, è quella che ha attratto tutti i meridionali che ascoltavano questa radio che oggi non si chiama più Teleradio Sicilia, ma si chiama DJ Box. Quindi è una radio veramente molto bella, una radio culturale. Una radio che facciamo musica di tutti i tipi, progressive, rock, tutto. E dopo anche il programma mio, che è un programma folcloristico siciliano, che naturalmente porta i ricordi agli emigrati che sono lontani, e tanti mi telefonano dall'America, dal Giappone, da tutte le parti del mondo. Ci sono tanti siciliani che proprio con le lacrime, con il singhiozzo che parlano, dici: ma veramente tu sei siciliano? Certo che sono io siciliano. Io parlo la lingua siciliana, perché non è un dialetto il siciliano è una lingua, è una lingua. Naturalmente sapete com'è, io non sono un politico, perché se io mi fosse data la politica, perlomeno non so, è una cosa un pochettino, come vogliamo dire, una cosa un po' particolare, perché mettersi nella politica cosa significa? Significa addentrarsi, mettersi, canalizzarsi in un dato partito, eccetera. Quando invece io sono un uomo libero. Per me tutti i partiti vanno bene perché i partiti sono delle associazioni. Io per esempio sono vittima della mafia politica. Dici: ma come? Tu siciliano vittima della mafia? Sì, io sono siciliano, con la mafia siciliana non ho niente a che fare, però sono vittima della mafia politica proprio esercitata dal Partito Radicale. Sono 19 anni che facciamo causa. Pensate che il Partito Radicale, Radio Radicale, organo ufficiale della lista Marco Pannella, che questa lista non c'è più, percepisce ancora a danno degli italiani esattamente 15 milioni di euro l'anno. Dico 15 milioni di euro l'anno. In un momento di crisi, in un momento dove sono state tagliate i contributi alle forze dell'ordine, alla polizia, alla sicurezza, all'istruzione, alla ricerca scientifica, che la ricerca scientifica significa progresso, significa la ricerca scientifica, anche lì hanno tagliato i fondi, però ai radicali invece i fondi non gliel'hanno tagliati. Pensate che i radicali è un partito sanguisuga, non è un partito politico che fa. Quale politica? La politica del radicale è quello di prendere quattrini. Quindi 10 milioni che prendo da anni, dal 1998 fino a oggi, va bene? E dopo sono diventati 15, perché 10 come per trasmettere sedute parlamentari e 5 come organo di partito, e sono 15 milioni di euro. Non solo, io l'ho fatti chiudere, loro hanno usato il Parlamento italiano per una frequenza radio. Voi pensate, per una frequenza radio, che loro ce n'hanno tante frequenze radio, va bene, hanno fatto, siamo 19 anni che facciamo causa. Ora, naturalmente, combattere contro la mafia politica è difficile. Perché è difficile? Perché loro si servono del Parlamento. Loro si sono servite del Parlamento per fare cambiare la legge, la 223, articolo 32, comma 4 e 5 della legge, dove dice che non si possono tenere frequenze superflue sullo stesso bacino. L'unico che trasmette con tre frequenze su Roma è proprio Radio Radicale. La frequenza 102 e 400 è stata chiusa con ordine del Ministero delle Telecomunicazioni. Ebbene, loro hanno investito il Parlamento due volte, va bene? Hanno fatto cambiare la legge dicendo che l'articolo 32,4 e 5 deve essere applicato dopo l'assegnazione delle frequenze.
dal 1990 a oggi sono passati 20 anni e ancora lo Stato italiano deve dare le frequenze, quindi l'assegnazione delle frequenze. E loro continuano a trasmettere, hanno riacceso abusivamente, perché l'ordinanza di chiusura, hanno fatto ricorso al TAR, il TAR non gli ha dato la sospensiva e hanno dovuto chiudere. Dopo hanno aperto abusivamente, hanno fatto cambiare la legge, ma loro nella legge non ci rientrano, perché la legge non è retroattiva, la legge non dice quelli che sono stati chiusi possono riaprire, la legge dice da questo momento quelle che sono aperte, che hanno più frequenze, possono rimanere, va bene? E quindi loro continuano a trasmettere abusivamente. E il Ministero delle Telecomunicazioni palleggia, un po' dice che è colpa dell'ispettorato, un po' dice che è colpa della direzione generale, un po' dice che è l'avvocatura, che naturalmente fanno.